Ciao Enzo, sono Sebastiano. Ciao Sebastiano, ciao. Senti Enzo, ho letto su un sito, per Sì. delicatezza non faccio nome, però Sì. vorrei da te conferme. È vero che nella contestazione che c'è stata ieri hanno alcuni tifosi hanno fermato Ventura e Ventura ha detto loro l'anno prossimo, non si sa poi per quale motivo, il Bari avrà in cassa circa, se rimane in Serie A, il Bari avrà in cassa circa 40-50 milioni di euro. Guarda, anch'io l'ho letto sul sito, io non posso mettere la mano sul fuoco perché non ero presente, No, però. però sono dichiarazioni verosimili. Perché vuoi concludere il Sì, discorso? per favore, fammi concludere perché Sì, voglio una vai. spiegazione, perché c'è molto da riflettere anche Sì, per quanto riguarda la nostra presidenza, se sì, tutto ciò fosse vero, attenzione. sì, Lui ha detto che il Bari avrebbe in cassa 40-50 milioni di euro, non so questi 50 milioni di euro da dove uscirebbero, francamente. sì, 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 sì. Però comunque, volevo sapere, e lui ha detto, allora il tifoso medio allora avrebbe tutti i motivi per riprendere la contestazione contro la presidenza, il tifoso medio, lui ha Sì, precisato. sì. Me, però non me, perché se qualora succedesse una cosa del genere io non ci sarei più. Voglio capire quanto c'è di vero in tutto Allora, guarda, io non questo. so quanto ci sia di vero in queste dichiarazioni perché, ripeto, non ho ascoltato con le mie orecchie e giornalisticamente mi hanno sempre insegnato a dire le cose se le hai verificate, se c'è qualcosa di vero. Qualcosa di verosimile c'è. Da questo punto di vista, ma è persino comprensibile. Cioè, il discorso che fa Ventura è questo: quest'anno il Bari ha preso 28-29 milioni di soldi per i diritti televisivi, però ha dovuto ripianare, soprattutto con quei soldi, una situazione di passività per 19 milioni di euro. Quest'anno la gestione del Bari è diversa, è molto più leggera per certi aspetti. Quindi Ventura dice: l'anno prossimo prenderemo, in caso di salvezza, più di quei 29 milioni di euro, perché stare di più in Serie A vuol dire anche innalzare la potenzialità rispetto ai diritti televisivi, quindi non avremo più da ripianare una situazione debitoria, quindi quei soldi li puoi utilizzare tutti o quasi tutti sul mercato. Non solo, ci sono alcuni contratti in scadenza di giocatori inutilizzati dal Bari in questo momento. Per cui Ventura, forse se ha detto questo, ha esagerato parlando di 50 milioni, però diciamo 30-35 milioni di euro. Il Bari potrebbe trovarli tutti in cassa. Dice anche Ventura, l'anno prossimo non ci sono attenuanti. Se quest'anno si è detto dobbiamo ripianare una situazione debitoria per cui dobbiamo andare cauti sul mercato, investimenti modesti, l'anno prossimo avremo una disponibilità maggiore. Per cui se, provo a interpretare, io non ho sentito quella di Ventura, per cui se la società non vuole spendere pur avendo tutti questi soldi in cassa, anche Ventura si prende le distanze dal progetto. Questo è un po' quello che credo di poter tradurre rispetto a quello che avrebbe detto Ventura. Usiamo il condizionale. Dobbiamo fermarci, mi sembra. Ho visto le luci che mi dicono che c'è un altro stop. Poi torniamo insieme con il bianco e rosso TV Sport. Rieccoci insieme con il bianco e rosso TV Sport. Abbiamo delle immagini, prego la regia di mandare in onda, relative al, ce le han chieste, al derby di sabato Lecce-Bari Primavera. È finito 2-2 il derby con la rimonta del Bari e con un po' di tensione a fine partita perché un giocatore del Bari Primavera avrebbe fatto un gesto per zittire i tifosi del Lecce. Lì c'è stato un accenno di parapiglia, non è accaduto nulla fortunatamente. Queste sono un po' di immagini, le mostriamo, immagini prese da YouTube dove per appunto vediamo un po' della partita. Credo che sia giocata a Campo di Calimera, se lo riconosco, è Campo di Calimera dove solitamente si allena il Lecce, campo in erba sintetica. Vediamo un po' qualche azione, non so se c'è il gol, però insomma questa è la partita. Il Bari perdeva 2-0 e ha fatto 2-2. C'è un altro amico in linea, pronto? Ciao Enzo Dante, Ciao Dante, ciao. ciao anche Roberto l'ospite. Sì. Ciao. Allora, Enzo, Sì. io sono appena rientrato dal lavoro. Sì. A sentire quelle due telefonate mi si è chiuso lo stomaco. Ma come si può? Non, forse molti non sanno che quelle calunnie sono seguite penalmente. Almeno credo, perché tu devi affermare ciò che stai dicendo, ma l'hai visto. Ma come si fa una squadra della propria città a denigrarla così in questo modo? Cioè non posso, non ci riesco proprio a capire come hanno fatto a fare una telefonata del genere. Comunque, insomma, a prescindere tutto, una partita si può anche perdere. Il Bari è una squadra che si deve salvare. Ciao. Grazie, annuisci. Sei Ottimo, d'accordo? sì. Perché, come dicevo prima, la squadra del Bari non ha grandissimi nomi, però con il gioco riesce sempre a darci emozioni, a farci andare allo stadio, a permettere a questa città di godere di un bel calcio.
Non vedo perché criticarle a volte, anche dopo una sconfitta. La squadra gioca bene. Le altre squadre, il Genoa, in casa del Genoa, a Marassi non è facile andare a vincere o fare il risultato. Avevamo strappato un punto che poi ci è stato tolto al 93esimo per un gran gol di Toni. Però non si può, insomma, criticare la squadra o Ventura dopo Come un riesci a risultato conciliare la simile. tua passione per il Bari col fatto che poi scendere tu in campo? Riesci a vedere la partita? Eh No. no, però la seguo poi interviste, Il video dopo, su, vedi. sì, Anche assolutamente. La prima partita della del Genoa partita non riesci neanche a non l'ho vedere in televisione vista. perché stai in fase di Infatti, praticamente riscaldamento, di ebollizione della quando giochiamo in casa partita. sì, riesco a vederle le partite, quando giochiamo fuori casa no. Ho capito, ho capito. Riesci a vederle quindi? Sì, Ti carica a vedere il Bari magari in tanto vista della sì, partita? Sì. Se forse dà pure una botta d'umore se vince, vince fa la l'umore. partita, sì. Onorare i colori, peraltro, che sono gli Certo. stessi anche per voi. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, buongiorno, sono Ciao Antonio, da Antonio, ciao, Bortolotti. ciao, ciao. Enzo, io sono d'accordo con Antonello Raimondo perché lui è molto saggio quando parla, è una persona determinata e sa, diciamo, il Bari cosa chiede al campionato, cosa dovrebbe ottenere. Riguardo questa considerazione è fondamentale, il Bari si deve salvare e Sì. basta. Poi se gli anni che verranno farà il passo più grande, diciamo, di un programma più ampio per una zona UEFA, si vedrà. Però quest'anno è salvarsi. Io dico una cosa. Il Bari dovrebbe molto curare la fase offensiva, insomma, non si può sbagliare in Serie A 4-5 palle da gol in questa maniera. Non te lo consentono nemmeno in Non è la Serie fase B. offensiva, perché la fase offensiva a mio avviso è buona perché ti porta davanti al portiere, deve curare Sì, Enzo, la manca, fase di sì, lo sto finalizzazione, che è dicendo, io lo diverso. dico già da diversi anni, Enzo, Sì. manca la persona che deve mettere la palla in rete. Il Bari questo manca. Se noi a Genova. Sì, avevamo un Moscardelli, lasciamo un Maccarone che per il Bari, però anche un Piniglia, un Massimo Nunzio, ti ripeto questi nomi qua. Anche un parametro zero, un centravanti di area di rigore, Enzo, noi a partita a Genova la vincevamo, questo Va volevo bene, va dirti. bene. Poi un'altra Sì. considerazione e poi chiudo. Ventura sulla posizione di Parisi più da laterale, doveva, diciamo, in 10 persone il Genova mettere dentro Rossi, forse non perdevamo, non vincevamo. Però non prendevamo. Ciao Enzo, Grazie, buona grazie giornata. Antonio, va bene. Abbiamo una battuta di Floccari sulla partita fra Bari e Lazio. Floccari però non sto vedendo in campo, non gioca, è una riserva della Lazio, non riesco a No. vederlo in nazionale in questo momento. Non so se non è pronta ancora? Va bene, non è pronta ancora la battuta di Floccari. Allora, qualche immagine del basket per ricordare ancora una volta che il CUS Bari, che noi seguiremo ancora una volta per tutta la stagione, debutta in casa domenica dopo la prima partita fuori casa. C'è una bella partita, CUS Bari contro Reggio Calabria, ex Viola Reggio Calabria, ore 18. Mi raccomando, vedere la pallacanestro dal vivo, l'abbiamo visto quest'estate, è bellissimo. Prova. Invito anche la gente, proprio perché non c'è la pausa per la nazionale, la Serie A, quindi non gioca, il Bari non gioca, le tre. Dato che domenica c'è questo grande appuntamento al CUS, di venire, di provare a gustare un po' di pallacanestro qui a Bari, Peraltro il a CUS è Palazzetto. sempre un posto carino dove Sì. seguire lo sport, un palazzetto caldo, piccolo, un po' all'inglese, come si parla dei campi di calcio Sì. all'inglese, questo è un po' un palazzetto che dà l'idea, no, di un tifo anche all'inglese, perché vedete com'è strutturata la palestra del CUS. Insomma, andate, andate, ne vale la pena. E poi sono i colori biancorossi, vanno sostenuti Sempre e in ogni comunque. situazione. Floccari, che per quanto non giochi, è in nazionale, questi sono anche i misteri del calcio. Vedremo quanto Prandelli si degnerà di convocare un giocatore del Bari. Sì, a questo momento mi pare che Aspettiamo. ha convocato i giocatori di 8-9 squadre, ma quelli del Bari li ha lasciati tranquilli. Floccari.